oltre 200 persone, stando alla stima degli organizzatori, hanno dato vita ad un presidio promosso dal Comitato di Lotta Cassa Integrati dello stabilimento Fiat di Pomigliano, SICOBAS, Centri Sociali di Napoli e Movimenti Studenteschi davanti allo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco per chiedere il rientro di tutti i cassi integrati ed il salario garantito per tutti. Una protesta allargata, alla quale hanno preso parte anche gruppi di lavoratori dello stabilimento Fiat di Mirafiori, della Granarolo di Bologna, della TNT, SDA Bologna, Cogefrin, Unilog e Artoni, tutti di Bologna, esponenti del movimento NOTAV, CARC e del sindacalismo di base. Il presidio si è poi spostato sulla statale 162, bloccando la carreggiata e l'accesso alla zona industriale. Stando a fonti dello stabilimento della Fiat, tutti gli operai e i dipendenti del gruppo sono entrati in fabbrica, dove le attività si stanno svolgendo in maniera regolare.